sul divano con La musica si mette comoda, una produzione RBE TV. Con Claudio Petronella, ogni settimana una chiacchierata di musica e dintorni. Ben arrivati e ben arrivate su RBR Radio TV, con noi sul divano insieme a Eugenio Rodondi. Quando piove di notte coi tuoni, scompaiono pure le stelle, ma si illuminano coi lampioni, le lentiggini sulla tua pelle. L'estate umida mi circonda, la felpa è da un mese sopra la sedia, e mi disseto di birra bionda, che come la vita ogni tanto è media. Il futuro è meraviglioso, se non gli metti un punto di arrivo, come ogni gioco pericoloso, è divertente se ne esci vivo. Per cui vincere è solo un dettaglio, partecipare come un dovere, e la bellezza sta in ogni sbaglio, che è originale come il piacere. Mi piacerebbe vedermi passare come se fossi uno spettatore, come nel mezzo di un temporale, stare all'asciutto sapendo che piove. Gli abbagli, i lampi, l'acqua, l'arsura, il tempo lava anche l'abbronzatura, i fiori, il male, il senso, l'ideale, e il cane abbaia contro il temporale. Se piovesse sopra il passato e se sciacquasse la malinconia, in quei momenti che spero ritorni tutto quello che è andato via. Gli abbagli, i lampi, l'acqua, l'arsura, il tempo lava anche l'abbronzatura, i fiori, il male, il senso, l'ideale, e il cane abbaia contro il temporale. I lampi, l'acqua, l'arsura, il tempo lava anche l'abbronzatura, i fiori, il male, il senso, l'ideale, e il cane abbaia contro il temporale. Eugenio Rodondi, ciao Eugenio, ben arrivato. Ciao, grazie. Con noi anche il produttore del tuo quarto album, Francesco Moroni Spidalieri, ho detto bene? Ciao Francesco, ciao. Ben arrivato anche a te. Sul divano con Eugenio Rodondi, in realtà sono io sul divano, tu sei voi. Sui Trespoli, qui con noi per presentare questo tuo nuovo lavoro. Faccio un po' fatica a dire solo tuo, sì, perché in realtà è vostro. È nostro, di mio porta il nome, questa è una decisione che abbiamo preso all'inizio dei lavori, di continuare come progetto Eugenio Rodondi, ma di scrivere un disco, in realtà dico scrivere a tutti gli effetti, perché Francesco non è solo il produttore artistico dell'album, ma abbiamo proprio composto alcune canzoni insieme. L'album è Gelicidio, sono andato a scoprire su il Treccani il valore, insomma, e il significato di questa parola e come questa parola sa essere davvero il filo conduttore delle 8 canzoni realizzate per questo tuo disco, Eugenio. Sì, allora, gelicidio è, diciamo così, non è una parola inventata, anche se poco conosciuta, è un vero e proprio evento atmosferico che insomma, non vi sto a spiegare nei dettagli, comunque quando l'acqua arriva al suolo, che è molto freddo e ghiaccia all'istante. Quindi questo titolo dà un po'
fa un po' da filo conduttore a questi pezzi che parlano quasi tutti esclusivamente di eventi meteorologici, che sono ovviamente associati a degli eventi emotivi della nostra vita. E ciò che collega al fatto che siano eventi meteorologici a eventi emotivi è l'imprevedibilità, perché nella vita non si può prevedere tutto. E noi... A un certo punto hai deciso, insieme a Francesco, di mettere per musica, creare concretamente le canzoni, dei pezzi che potessero raccontare questa sensazione che un po' proviamo tutte e tutti noi, quello di non sapere forse affrontare ciò che è imprevedibile, ciò che noi giudichiamo imprevedibile, che magari non abbiamo neanche voglia di dire di viverlo. Sì, esatto. Sai che c'è, a me sta pioggia addosso piace, invece no, è una cosa che abbiamo, ci fa non ci siamo spaventa. Tanto, non siamo tanto allenati, diciamo così, all'imprevedibilità, perché noi viviamo, se ci pensi, in un, nelle giornate, anche nella quotidianità, una misurazione continua delle cose che facciamo, dai passi col contapassi a quando cucini, metti il termometro nel cibo e sai quanti gradi arriva la cottura, riusciamo, vabbè, a parte le previsioni che poi non sempre ci azzeccano, nonostante la faticosa attività dei meteorologi che sono... I modelli matematici. I modelli, le previsioni, i siti che adesso ti compongono anche delle cose in base all'intelligenza artificiale. E quindi quando c'è qualcosa che noi non riusciamo ad avere sotto controllo, andiamo in crisi. Però questa è una cosa molto naturale a livello umano. Cioè, io lavoro in ambito anche di salute mentale e mi rendo conto della frustrazione che genera questo non sapere più controllare le cose. Quindi abbiamo quasi paura, evidentemente. Hai detto una parola che mi è piaciuta, la vorrei usarla anche come parola chiave, Eugenio: crisi. Crisi presuppone un cambiamento, presuppone un momento in cui magari possiamo toccare il fondo e da lì ripartiamo. Un concetto greco che mi piace da matti, perché in realtà porta cambiamento e può aprire nuove strade. Sì, se non si passa da un cambiamento non si arriva mai a qualcosa di nuovo, ovviamente tutto rimane statico, ma anche questo è impossibile. Quando noi viviamo anche a livello sociale un periodo di benessere, sappiamo già che quel benessere durerà un limite di tempo, no? È anche temporale, la canzone parla anche di questo gioco di parola. Quindi temporale nel temporale senso proprio... è temporale, perché arriva e va via. Cioè... Meteorologico, ma non solo. Evidentemente, ecco, il concetto del tempo, Francesco, è un concetto che a me è piaciuto molto in questo lavoro firmato da Eugenio, ma come diceva giustamente anche lui, è un lavoro che avete creato insieme, in maniera molto intima, se vogliamo. Vi siete anche scambiati i ruoli, credo, a volte in queste otto canzoni. Come rendere possibile un'idea, un concetto che Eugenio aveva in testa e farlo anche tuo? Ma in realtà non, adesso è stata talmente lunga la lavorazione di questi brani che non ricordo esattamente come è nato. Credo che abbiamo prima scritto le musiche e i testi e poi abbiamo trovato delle cose in comune e abbiamo capito che c'era questo fil rouge senza averlo pensato a monte. È vero, il primo brano è nato proprio così, perché sì. Tu avevi una musica nel cassetto scritta anni prima, io avevo un testo che non avevo musicato, abbiamo detto vediamo se coincidono, e coincidevano. Allora abbiamo detto allora registriamolo, e quello è stato il primo pezzo. E poi sì, è vero, abbiamo lavorato anche in modo diverso, ma l'inizio è stato quella roba lì. Ecco, torna di nuovo l'imprevedibile, evidentemente, sì, qualcosa sì. Che non avevate messo... Un po' tutto da come ci siamo incontrati a come abbiamo chiuso il disco è stato tutto con delle dinamiche di vario tipo, cioè i pezzi sono nati ognuno in una maniera a sé stante, non abbiamo seguito nessun metodo, ecco, ci siamo presi questo... il nostro tempo, appunto. Ecco, il vostro tempo, anche un po' il tuo tempo, Eugenio, perché... I nostri tempi sono lunghi. Ecco, ma va bene così? O non hai, o sbaglio, non avete avuto fretta? Perché spesso anche questo accade per molti artisti, per coloro che lavorano con l'arte, gli artigiani dell'arte, scusate il gioco di parola, coloro che passano dal concetto che hanno in mente fino alla realizzazione pratica. Spesso e volentieri siamo anche magari portati a doverla tirar fuori al più presto possibile, invece no. Questo lavoro di cesello, passami la metafora, quanto è stata utile per te? Quanto è stato importante per questo percorso che ha portato al disco? È stato utile perché la lentezza anche lì è un esercizio. Cioè non, vivendo tempi tendenzialmente frenetici, noi abbiamo avuto la fortuna di non avere qualcuno che ci dicesse entro il tot mese, il tot anno dovete far uscire un lavoro. È stata la nostra esigenza di scrivere otto canzoni, potevano essere 10, potevano essere 6.
sono diventate 8 per, senza una logica, ecco, questo è quello che avevamo da dire. E quindi ci siamo presi i tempi in maniera molto lunghi, perché ognuno di noi anche nella vita fa altro, e non abbiamo fatto questo dal mattino alla sera tutte le settimane per dei mesi. Quando riuscivamo a incontrarci, ci incontravamo e buttavamo giù delle idee che appunto poi siamo andati in studio a chiudere. E questo io penso che sia il mio lavoro più libero, diciamo così, perché proprio al di fuori da ogni moda, da ogni tendenza, mi ha reso possibile farlo forse solo con lui, perché diversamente, anche lui non si sente un musicista puro, ma è un creativo pazzesco, perché ha tirato fuori la musica di Terremoto, l'ha fatta lui, è un arpeggio che io ritengo bellissimo, e quando me l'ha mandato ho detto, qua ci devo scrivere qualcosa di importante. Bello. Tra l'altro sei un videomaker, tu, sì. Francesco, non solo, lavori anche in ambito teatrale. Sempre come videomaker. Come videomaker, sì, ok. Sì, sì. Quindi insomma, l'idea di mettere per iscritto un'immagine trasformata in musica, passami questa poesia che ho nella testa in questo momento, però ci sta. Perché... Sì, sì, certo. Io penso che le più grandi ispirazioni che ho nella musica provengono comunque dalle immagini. Bello. Quindi... Ecco, immagini sensazione. Che possiamo quindi evocare sia con la musica, ovviamente anche unendo i testi, perché insomma, Temporale sono è un album di fotografie, di immagini, in movimento ma anche no. Cioè il movimento può darlo chi l'ascolta, secondo me, quelle immagini che tu canti, Eugenio. Quindi a me è piaciuto molto cercare di dare corpo alle parole che tu ci hai cantato poco fa. Sì, le immagini sono davvero importanti, anche a livello musicale ci sono delle musiche che generano delle immagini e a volte stridono anche con le parole che ci mettiamo sopra, cioè sono tutte scelte di incastri fatti per poi riuscire a dare un senso alla canzone. Gelicidio è il titolo del quarto lavoro di Eugenio Rodondi che stiamo presentando in questa puntata di Sul Divano con Eugenio Rodondi. Eugenio, prossimo brano? Facciamo Tatuaggio. Come siamo egoisti, facciamo musica solo per musicisti, ci raccontiamo di aver fatto un viaggio, stappiamo la bottiglia per cercare un messaggio. E come siamo tristi, che ci vestiamo perché sappiamo di essere visti, le cose eterne sembrano di passaggio, ma a volte più indelebile un ricordo di un tatuaggio. Io te l'avevo detto, di non credere che sarei stato perfetto. Le cose belle vanno coltivate con molta cura, la luna giusta, l'attenzione, a volte la paura. Alzati e cammina, vai di là in cucina, che anche stamattina sta iniziando una giornata nuova. E ti viene in mente che tua madre ti tostava il pane poco prima di mandarti a scuola. Ci sono momenti che non te l'aspetti, in cui la vita sembra che ti stia facendo i dispetti. Tu alzati e cammina, vai di là in cucina, che anche stamattina sta iniziando una giornata nuova. Tu puoi andare avanti, ma se non ci aspetti perdi tutto il senso di arrivare lontano. Guarda che ti sbagli, che se poi ti tagli non avrai nessuno che vorrà darti una mano. E come siamo felici, ci ritroviamo allo specchio, pieni di cicatrici. Gli errori forse servono per continuare ad avere una vita fuori dal normale. Gli errori forse servono per continuare ad avere una vita fuori dal normale. Ad avere una vita fuori dal normale.
Tatuaggio, Eugenio Rodondi, con la complicità in musica e in parole di Francesco Moroni Spidalieri. Complicità in musica non solo vostra, ragazzi, perché il percorso che ha portato alla realizzazione di Gelicidio vi ha visti condividere questo percorso con diversi complici, in realtà. Ci siete voi due, d'accordo, però avete avuto modo di condividere questo tuo percorso molto intimo, molto personale, Eugenio. Questo cambio, questa crisi che ha portato al cambiamento, l'avete condivisa con tanti amici e tante amiche. Allora, sì, sicuramente... A partire da Tatuaggio, tra l'altro. A partire da Tatuaggio, che è uscita questa canzone quasi un anno fa, cantata da Rossana De Pace, che è un artista che io stimo particolarmente. Avevamo fatto questa uscita un po' provocatoria di far uscire un brano nostro, fatto cantare da una ragazza con una voce completamente diversa dalla mia, evidentemente. Sia Tatuaggio che Uragano, cantato da Bianca Lombarda. Questi sono stati i primi due singoli che sono usciti. Poi è uscito Tatuaggio, dove ho avuto il piacere, diciamo, di ospitare Paolo Benvenu, che è anche lì un artista che stimiamo entrambi. Infatti quando c'è il terremoto, sì, cosa ho detto? Ah no, terremoto. Paolo Benvenu è un artista che stimiamo tantissimo. Quando ci ha mandato la registrazione eravamo davvero felici. E poi, oltre a questo lavoro di coppia, c'è stato un pezzo che ho scritto con Gigi Giancursi, Lame. Ci siamo trovati un pomeriggio d'agosto, faceva un caldo torrido e in un giorno abbiamo tirato giù questo album di fotografie, perché sono una serie di immagini in cui lui si è prestato anche a cantare. Queste sono state le collaborazioni. Poi c'è stata Vania Contu, che ha registrato l'arpa in Uragano, c'è stato Alberto Borio, che ha registrato il trombone in Temporale, Anna Cordioli, che ha cantato in faccio così perché è la sua socia di video, che ha cantato in Dopo Tempesta i cori, la voce femminile è lei. E quindi è stato poi un lavoro di squadra. Ovviamente anche lo studio dove abbiamo registrato appartiene a due nostri amici, che sono Enrico Dadone e Edoardo Campia, che hanno fatto la registrazione e il mixaggio. Abbiamo salutato e ricordato le tante persone, tante professionalità, le tante sensibilità anche, mi permetto di dire, che hanno portato a Gelicidio, che stiamo presentando qui su RBE. L'incontro, anche questo è un'altra parola chiave, se vogliamo, Eugenio, l'incontro che parte da suggestioni, che evidentemente hai condiviso innanzitutto con Francesco e poi con amici e amiche che hanno reso questo disco davvero speciale. L'incontro con Paolo Benvenu, l'incontro con Gigi Giancursi, insomma, parliamo di cantautori con i quali ti sei evidentemente confrontato anche per questo lavoro. Come unire questo discorso, questa idea così personale e intima che tu hai avuto per Gelicidio, insieme a Francesco ovviamente, un'idea molto intima, molto personale, che hai deciso in realtà di aprirla, di darla a musicisti e soprattutto cantautori come loro. Ma qua c'è tutto un discorso sull'ego, volendo aprire questa parentesi. Ego o io? Io, no vabbè, ho i mattoncini, l'ego. C'è tutto un discorso che viene fuori anche in Tatuaggio. Tu puoi andare avanti, ma se non ci aspetti, perdi tutto il senso di arrivare lontano, perché arrivare in cima al podio vuol dire lasciare tutti gli altri dietro. E quando fai i lavori da solo, ti rendi conto di quanto magari rimani nella tua comfort zone, ma di quanto siano anche limitati. Invece confrontarti con altri soggetti, che qualunque essi siano, davvero da musicisti o artisti. Questa copertina, per esempio, l'ha fatta Microdrammi, che è un artista campana di Napoli. Più ti confronti con gli altri, più cresci, cioè non c'è niente da fare, rimanere chiuso nel tuo guscio non serve a niente. Sarebbe più facile forse. Sarebbe più facile, ma anche più inutile. E ritorniamo nella crisi, nel concetto di crisi e di cambiamento, se vogliamo anche nell'uscire da quella comfort zone che ti sei creato, vero Francesco? Quel bel divano ovattato in cui ti siedi, in cui sei tranquillo, in cui continui a fare la tua cosa. Ecco, fare la tua cosa, la fai per te o per chi ti ascolta? Non voglio essere marzullo, troppo marzullo in queste cose, però in realtà secondo me è importante la fruizione di un contenuto in forma canzone, in forma video, in forma album. Anche questo penso che sia importante, un approccio da parte vostra, ecco. Penso diverso rispetto ad altri prodotti. Sì, come abbiamo detto prima, non avevamo alcuna fretta di fare questo, quindi tutto quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto perché ci piaceva farlo, quindi principalmente per la nostra esigenza personale.
Personalmente negli ultimi anni mi sono sentito un po' lontano dalla musica e poi ho avuto l'occasione di lavorare con Eugenio. Già noi lavoravamo, cioè abbiamo collaborato assieme, ma in quanto videomaker. Perché? Perché per questo lavoro? Perché hai cominciato, hai capito che questo percorso con Eugenio poteva essere il modo per tornare alla musica? Ma è nato un po' per caso. Possiamo dire che forse un amico... Beh sì, Luca c'ha... Sì, esatto. Chi è Luca? Luca Bosonetto. Salutiamo. Esatto, salutiamo. Noi facciamo parte di un'associazione culturale... Come si chiama? Durek. E lui è venuto un giorno questa idea, ma perché dato che sia io che lui eravamo in un momento di stasi, forse musicale, ha detto ma provate a fare qualcosa. Parole greche, stasi, crisi, Eugenio, io non ho fatto io non c'entro niente, anch'io. Siete voi, l'avete detto. Prima del prossimo brano, Eugenio, sì. In breve, di Urek, sì. So che è importante. Che non è una parola greca, però. No, questa cosa no. anche questa associazione ha un compito, un ruolo in questo... Sempre sì, ha il compito di aggregare, diciamo, di... Perché è speciale? Perché è speciale? Perché non, diciamo che non tutti vanno in questa tendenza, verso questa direzione. Perché appunto aggregare vuol dire a volte anche rallentare i propri lavori. Invece questa è un'associazione che va avanti, che è nata tanti anni fa, adesso è da poco cambia, prima il presidente era Luca Bosonetto, adesso è diventato Vittorio Campanella, che tra l'altro suona anche con noi, che è un bravissimo ragazzo, riesce nel suo intento di fare rete. Questa rete è quella classica cosa che poi ti protegge quando cadi, perché... Prima o poi si cade, cioè è inevitabile, se non davvero non sarebbe una vita vissuta se non ci facessimo delle grosse cadute. E quando c'è una rete che ti sostiene, ne capisci l'importanza. E quindi Durek fa questo, mette insieme, fa nascere collaborazioni, non solo a livello musicale, anche a livello artistico. Per esempio noi adesso stiamo collaborando con Casa Fools, che è un'associazione teatrale, che porterà un po' il nostro spettacolo, cioè ci ha fatto costruire uno spettacolo che da soli non saremmo stati in grado di fare, con Luigi Orfeo, l'abbiamo nominato prima. Salutiamo, ringraziamo. E tutto questo, cioè è un continuo apportare novità e farci crescere. Noi non sapremo tra due anni cosa saremo, non sapremo che cosa sarà Durek, sicuramente avremo fatto delle cose diverse da adesso, e questo ci basta. Pensate a come possono cambiare le cose, se noi fossimo, anzi voi, foste rimasti sul vostro divano, con la tua idea di musica classica, Eugenio, quante conoscenze non avrebbero nutrito il lavoro di Gelicidio, ad esempio? Parliamo di teatro, parliamo di Casa Fools, parliamo di Bevenu. Ok, c'è stata l'esperienza di Borgatella al vivo, l'esperienza in scena, anche in altre realtà, però cercare di uscire da questo... Da questa ovatta, ecco, mettendosi addosso l'impermeabile giallo sul quale torneremo, quindi sentirla, questa pioggia addosso, questo freddo, perché sarebbe più facile con l'ombrello, però con l'ombrello in mano è difficile suonare, certo, è una mano in meno, insomma. Diciamo anche nello spettacolo, chi non si bagna con queste piogge distruttive, magari è vivo, però non vive, cioè rischi di sopravvivere, ecco, invece... Bisogna davvero infradiciarsi, e noi questo l'abbiamo fatto a nostro modo, in maniera del tutto tranquilla, innocua, senza creare danno a nessuno, ma siamo contenti di aver messo questo tassello in più nelle nostre vite, al di là dell'essere musicisti. Ecco. Eugenio, il prossimo brano, che cosa ci proponete? Il prossimo brano è Terremoto. Oh, Terremoto è una bella storia. Di cui parlavamo prima, sì, che lui un giorno mi ha mandato questo arpeggio, e ho detto pazzesco. Cioè, e qui torna... Mentre sei lì che stai accordando, ti disturbo, No. Entro gamba tesa, sono io che disturbo voi. Francesco. È un brano che tu hai sentito particolarmente, anche questo fa parte di quel concetto dell'incontro che abbiamo ricordato prima. È un'idea che avevi lì, chissà da quanto tempo, eccetera, può funzionare ma non è ancora ora, è giunto il suo momento con l'incontro, insieme ovviamente a Eugenio, Paolo Benvenu, eccetera. Che sensazione hai avuto in quel momento in cui hai detto ah, finalmente? No. Che poi Terremoto, caspita, è una parola anche importante. Evocativa. Ma io avevo questo pezzo nelle mani, non ci ho pensato, a un certo punto è arrivato ed è rimasto lì per molto tempo, ho pensato potesse essere un pezzo strumentale addirittura, arrangiato in una maniera totalmente diversa. Poi l'ho proposto a Eugenio e lui subito ci ha messo pochissimo, mi ha dato un testo e ha detto vabbè, facciamolo. Ti stavo aspettando. Esatto, quello è proprio un pezzo che è così, ha questa storia, che è arrivata da qualche parte, che non so. Bello.
E noi amiamo queste storie, amiamo andarle a scoprire dietro quei titoli di coda, quei titoli che troviamo nei dischi, che io amavo leggere e amo ancora leggere tutt'oggi. Eugenio Rodondi, Terremoto. Amore mio dolcissimo, scivoli sui gradini del podio, va tutto liscio come l'odio, in questa eterna competizione mi piacerebbe vederti arrivare al di là della posizione. Sai quando fuori è gelido, che entri ti abbracci alterno sifone, non so se immagini quello che penso, l'inverno è la stagione di chi è caldo dentro. E a volte le nuvole coprono il sole, ma queste sono soltanto parole. Amore mio lentissimo, quanto ci stai mettendo a capire che dal dolore si può guarire e che si smette di fumare per il gusto di ricominciare. E il tuo silenzio che sembra un vuoto riesce a sentirle le vibrazioni come se fosse un terremoto. E il cuore l'epicentro e tutte queste scosse d'amore, non so se immagini quello che sento, distruggono e non fa rumore. E a volte le nuvole coprono il sole, ma queste sono soltanto parole. Ma pensi davvero che tutto in controluce sia nero? Pensi davvero che tutto in controluce sia nero? Pensi davvero che tutto in controluce sia nero? Pensi davvero? Non credere ai consigli di chi ti chiede di essere sempre la stessa. La coerenza è l'unico approdo di chi sbaglia sempre allo stesso modo. E a volte le nuvole coprono il sole, ma queste sono soltanto parole. Siamo sul divano con Eugenio Rodondi, insieme al complice musica, parole, produttore, ma anche molto altro di questo disco Gelicidio di Eugenio. Abbiamo con noi anche Francesco Moroni, Spidalieri. Abbiamo appena ascoltato Terremoto, un brano che ha tanti significati, un brano uscito, era giugno del 2022, quando fu pubblicato su Spotify, ma io andrei a scoprire quelle parole, tu parli, canti, cantate insieme, il fatto che le parole non hanno molta importanza, le parole sono importanti, hanno un peso specifico importante, possono essere leggere come nuvole, ma hanno quella capacità, a volte appunto piovendo e non solo, di poter davvero colpirci. Terremoto, tu in più di un'occasione hai definito questo brano un brano politico, ma non è solo questo brano ad avere dei temi del nostro quotidiano e del nostro tempo. Torna di nuovo il concetto di tempo. No, non è l'unico del disco sicuramente. Io penso che se si fa arte, musica in generale, bisogna anche infilarci le tematiche politiche, perché sennò mi sembra che sia solo estetica, ecco.
ed è una cosa un po' diversa, ma sarà poi un argomento che potremmo approfondire con molta più calma. Questo è un tema politico, perché nello specifico questa canzone parla di un terremoto emotivo, nello specifico di interruzioni di gravidanza, che è una tematica che si fa sempre molto fatica a toccare, a parlarne, se ne esce sempre in maniera, secondo me, sconfitto quando si parla di queste cose. Invece questa, diciamo, terremoto vuole parlare nello specifico dell'interruzione di gravidanza e in generale anche dei lutti che l'uomo vive, e quando un uomo o una donna vive un lutto si crolla come un paese dopo un sisma. È un terremoto emotivo, ovviamente, non è l'evento fisiologico della crosta terrestre, non stiamo facendo geologia, e ci sono due modi per uscirne: o ci si ricostruisce o si rimane sotto le macerie. Quindi il terremoto parla di questo. Si ricostruisce mettendo insieme quelle macerie di prima, o si ricostruisce... E dipende da cosa ci rimane, ecco, ogni singolo individuo sarà in grado di valutarlo, se ci riesce. Il terremoto emotivo, come quella dell'interruzione della vita, insomma, degli aspetti che di cui ci hai parlato poco fa, Eugenio, dà anche da un punto di vista femminile e maschile, in questo caso, un punto di vista altro che in realtà comune e unisce due sfere che fanno parte in realtà di un unico mondo. Sì, quando si vive un evento del genere lo si vive a livello di coppia, cioè non c'è niente da fare, se la coppia sta insieme, certo, ovviamente. Certo. Quindi trascina tutti e due in un vortice da cui si fa davvero fatica a uscirne, e si fa a livello sociale tantissima fatica a parlarne, questo lo ripeto, infatti sono davvero contento di poterne anche parlare qua in radio, di tematiche così scottanti che tutti evitano di trattare, ecco. Abbiamo un tappeto e amiamo alzarlo e mettere la polvere sotto. Siamo bravissimi nel farlo. E poi purtroppo poi cresce sto tappeto, diventa sempre più alto. Quindi, ragazzi, puliamo tutto, puliamo e ripartiamo. Cioè, questo terremoto emotivo, molto intimo, questo discorso che tu hai raccontato in musica e in parole, Eugenio, è un discorso che è condiviso anche in questo caso con Francesco. Francesco, sì, è quello che mi ha fatto partire l'idea, perché da cui è partita l'idea, perché lui mi ha inviato appunto questo tema su WhatsApp, questo arpeggio che io ho ritenuto meraviglioso appena l'ho ascoltato, e ho detto: qua non si può perdere questa base, scriviamoci qualcosa di importante sopra. E siamo riusciti a chiuderlo. Poi Benvenu ci ha messo la ciliegina sulla torta. Stai parlando di concetti molto intimi, molto privati e politici, d'accordo, ma che è condiviso con così tante persone fin dalla nascita di terremoto. A me colpisce favorevolmente questo aspetto, e torna a quel discorso che ci ha raccontato prima, cioè il fatto di parlarne, caspita, di questi temi, anche condividendo la stessa visione di un tema così importante a livello politico e sociale con altri artisti. Ma sì, perché il confronto è indispensabile, ripeto, se l'uomo non si confronta non cresce, non cambia, non va da nessuna parte. Ecco, quando hai sentito la voce di interpretazione di Paolo Benvenu? Ero felicissimo, cioè, l'ho mandata subito a lui, ho detto: è arrivata, non stavo scherzando. È nato. Perché ci abbiamo messo un po' di tempo, facciamo fatica a sentirci, e poi quando l'ha mandata l'abbiamo sovrapposta alla nostra. Quindi anche in questo caso torna il tema di cui abbiamo parlato prima, Francesco e Eugenio, l'incontro, che è un'altra delle parole chiave che, perdonatemi, ho trovato in questo vostro lavoro, in Gelicidio, l'incontro tra un giro, insomma, un tappeto sonoro che hai condiviso insieme a Eugenio, l'attesa, insomma, era lì, era in freeze questa armonia, questo giro, è arrivato il momento giusto. Quando hai capito che era arrivato il momento giusto per tirarla fuori, Francesco? Ma quando ho sentito la proposta di Eugenio, nel senso... Quindi sarebbero rimaste lì, sospese nell'aria, Eugenio, se non fosse... Ma lui ha un sacco di cose. Sarebbe rimasta, sì, appunto, sotto questo tappeto che ho personale in casa, dove nascondo le mie cose. Dico, boh. Sì, ma effettivamente pieno. Era un pezzo che piaceva anche a me, ho detto: non voglio buttarlo fuori così, alla buona, vorrei che fosse... una cosa che mi piace, è arrivata al primo tentativo, quindi... Ti occupi di video, sì, l'abbiamo già detto prima, quante immagini hai potuto vedere? Sì, io credo che una persona che si occupa di arte visiva, canzone, scultura, espressioni, credo che si immagini il lavoro finito davanti agli occhi. Tu hai immaginato una storia in movimento, immagini in movimento anche per questa canzone?
Ma penso che possa essere capitato nel momento in cui la stavo iniziando a suonare. Ora come ora ho le immagini che mi ha suggerito Eugenio, ce le vedo perfettamente inserite, quindi se fosse un colore sarebbe un marrone grigio per me, Dai. ecco, più che altro questa sensazione qua. Ah, bello, interessante. Sì. Lo sapevi, No, Eugenio? No. sto scoprendo un sacco di cose, Visto? Serve anche questo parlarne qui da noi in guarda. radio. Ci sto facendo una terapia di coppia praticamente. Anch'io, è con voi, tutti insieme. Siamo sul divano con Eugenio Rodondi, Francesco, con noi per presentare Genicidio, quarto lavoro. Lavoro molto intimo, fuori da ogni logica, scadenze, deadline. Ecco, anche in questo caso l'officina, anche in questo caso è stato importante, è stata un'officina, uno studio, passatemi il termine, un'officina mi piace l'idea di sporcarsi le mani anche con la musica, perché no? E con le parole, con i temi, evidentemente. Il vostro laboratorio è stato molto intimo, è stata la casa o è stato lo studio? Ma O entrambe le entrambi? cose, diciamo che la regola che ci eravamo dati per questo disco era di mettere meno cose possibili, perché siamo un po' di questa filosofia che quando è facile aggiungere, è molto più difficile togliere. E quindi in studio andavamo a fare questo lavoro insieme appunto a Lillo Dadone, Edoardo Campia, che ringraziamo ancora per il bel lavoro che hanno fatto. Insieme a loro ci confrontavamo, ma diciamo che le idee erano tutte nella sua testa, io mi sono affidato completamente in questo. A volte magari ti viene da dire perché non facciamo così? Perché cercavo di stare zitto, perché io ho una gran fiducia artistica nei suoi confronti, e non solo artistica, e quindi davvero a volte stare zitti riesce a far uscire, permette all'altro di far uscire delle cose che invece una presenza continua e costante limiterebbe soltanto. Eugenio, dove può arrivare l'ego o l'io di una persona che crea con le proprie mani partendo da un concetto che è in testa? Secondo te, per metterlo poi a disposizione di un'altra persona con la quale condividi lo stesso percorso? Ma dove può arrivare? Può arrivare a livelli altissimi. Io penso che non per forza l'artista debba essere un narcisone o un egocentrico, perché l'arte vuol dire tirar fuori qualcosa che, come dicono gli Zen Circus, l'arte esce più o meno dal corpo come lo sterco, cioè alla fine è un'esigenza che tu hai. Se hai delle cose da dire è molto facile crearle, al di là della forma che scegli. Davvero, tu prima parlavi di arte figurativa, noi abbiamo scelto quella della canzone, neanche della musica. La canzone italiana, potevamo fare punk inglese, invece abbiamo scelto questa forma. Il motivo non lo so, probabilmente perché arriviamo anche da ascolti del genere. E quanto c'entra l'ego? L'ego c'entra come c'entra in tutte le scelte della nostra vita, quando tu fai un certo tipo di lavoro o quando ne fai un altro. L'ego ti permette sempre di, diciamo, di crescere, di migliorare se è limitato in un contenitore non troppo, non troppo, no, se non si espande come un gas, come viene da dire. Quando invece parliamo di ciò che ha portato alla creazione di Genicidio, che è anche la tua professione, il tuo lavoro con la salute mentale, quindi con questi temi, anche lì, che cos'è salute mentale? Che cos'è, chi me lo stabilisce? Che cosa? Qual è quel sentiero in cui dobbiamo stare tutti? O magari non possiamo guardare la realtà da altri punti di vista. Io ricordo a Torino la realtà come spazi, come realtà in cui c'erano comunità, c'erano realtà che lavoravano appunto con il tema della salute mentale, con le persone, facendole esprimere, facendole scrivere, facendole suonare, facendole esprimere artisticamente. Ecco, quanto è importante anche in questo caso l'esperienza che hai avuto e che hai giornalmente con questi temi, portarli nella forma canzone? È possibile? Eh sì, è possibile perché l'abbiamo fatto. Come sia possibile, cioè, l'ambito della salute mentale è una fetta molto importante della mia vita, e quando tu dicevi cos'è la salute, in effetti la salute non è solo il benessere, non è solo la felicità, no? È un equilibrio tra varie condizioni che possono essere fisiche, mentali, ambientali, perché quando tu vivi in una casa dove stai male, tu magari sei sano come un pesce, sia a livello psicologico che a livello di salute fisica, ma non stai bene. E quindi deve essere tutto in equilibrio. Questo disco è fatto anche di equilibri, cioè le tematiche non sono messe solo nelle canzoni, ma fanno anche da cornice.
Diciamo che è un disco in salute questo qua, perché è ben equilibrato. Se questo bello, può essere una buona allegoria. Un disco di salute, un disco politico, perché fa politica, ricordiamo, è cosa buona e giusta. Non c'è niente. Hanno imbruttito questa parola. Ma infatti. Ma invece facciamo politica, ecco, continuiamo a farla. Si può fare, assolutamente, con la forma canzone si può fare, soprattutto nel 2023. Si può fare, Francesco, adesso diventa una domanda, non è più un'affermazione. In un'epoca in cui siete anche su Spotify con questo lavoro, e in un ambiente come quello di Spotify, non siamo qua a giudicare altri lavori, però sappiamo quanto sia importante l'ascolto e magari andare a scoprire qualche dettaglio in più, no? E quei contenuti speciali dei DVD, parliamo di video, no? In un'epoca in cui siamo abituati, torno spesso su questo concetto, però il concetto di skip quasi automatico, quasi compulsivo. Com'è cercare di dire la propria, ad essere se stessi come musicisti in un'epoca di skip continuo? È una domanda facilissima. Da un milione di abbiamo ancora un 10 minuti. Ok. Ma secondo te, secondo voi, me, che senso secondo ha? Me l'importante perché è non avere... farlo? Perché farlo? Ma è semplicemente perché è un'esigenza personale, quindi non lo fai, lo fai sperando di arrivare alle persone che sono in grado di riuscire a prenderla questa cosa, di capirla e di seguirla. Fregandotene dei numeri, fregandotene di questa cosa qua fino a un certo punto. Nel senso, uno dice io faccio, poi spero che le cose vadano bene, ovviamente. Però farci totalmente affidamento è autodistruttivo, perché può succedere, come no, è molto più probabile che non accada. Quindi l'importante è che sei soddisfatto di quello che hai fatto, ci credi. E sei se stesso anche in questo. Esatto. E sì. Qui torna anche un altro tema, Eugene, un genio del perché, del dietro le quinte di Gelicidio. Uscire da certe logiche, cercare di essere se stessi fino in fondo, senza filtri. Magari anche così, con la maglia sporca di sugo, però te stesso senza paura di esserlo. Sì, no? Ma io sono, guarda, ne parlavo l'altro giorno con un mio amico, sono molto fiducioso nei confronti delle nuove generazioni, che penso che abbiano capito che questo discorso del guardare chi ci ascolta, del contare i numeri, sia un discorso molto fallimentare, perché non porta assolutamente a nulla di buono, nel senso che quando tu hai, fai un esempio, 10 ascoltatori mensili, perché Spotify ti conta anche quanti ascoltatori mensili hai, tu ne vuoi avere 20, quando ne hai 20 ne vuoi 50. Questo fa parte anche del tema della competizione. Ci sarà sempre qualcuno più in alto e più grande di te, quindi dico, tanto vale non osservarli questi dati, perché torniamo sempre nella misurazione di qualcosa che in realtà non è misurabile, perché ci sono tutta una serie di dinamiche che fanno salire un prodotto e ne fanno scendere un altro. Ecco, io penso che le nuove generazioni queste dinamiche le abbiano comprese e si stiano allontanando un po' nella loro maniera, che io non ho ancora capito bene, verso una decrescita, nel senso che noi siamo cresciuti come generazioni che mettevi 10.000 lire in banca, te ne trovavi 30.000 lire dopo 20 anni, adesso non è più così. Abbiamo capito che non si può sempre accelerare, sempre andare più veloce e sempre essere di più, perché adesso siamo a 8 miliardi, sono usciti i dati da pochi mesi, arriveremo a 9 in uno spazio di terra sempre più ristretto, perché il resto si desertificherà una vasta area. E quindi l'unica maniera è rallentare, diminuire, e la soluzione è questa. E diciamo, non aver paura di farlo. Non aver paura di farlo. Perché è l'unica arma vincente, secondo me. Torniamo al discorso dei social, dell'apparire, eccetera. Hai detto delle cose, mi hanno aperto molte strade, Eugenio, anche riguardo all'approccio che hanno i ragazzi e le ragazze verso i social. Non è tutto Instagram quello che luccica, e l'hanno capito e lo stanno capendo molte ragazze e molti ragazzi. C'è un social che si chiama BeReal, in cui molti ragazzi e molte ragazze sono sempre più iscritti, in cui la foto bella non esiste, è la foto che di quel momento lì, in quel momento tu sei quella cosa e quello che c'è di fronte a te. E sono sempre più ragazzi. Io sono su BeReal e faccio il giro del mondo ogni volta e vado a scoprire delle storie di questi ragazzi nelle stanze dei college, la foto sfocata, e va benissimo così, si può essere, si può continuare ad essere, quindi volendo c'è, evidentemente confermi anche tu, Eugenio, con quello che mi hai detto prima, che in realtà c'è la base per questo. Certo, si sta costruendo questa cosa qua, per forza, ma anche perché noi non lasciamo spazio ai ragazzi, nel senso che
i primi social che sono nati erano Facebook, poi noi da boomer ci siamo entrati dentro, adesso lo usiamo solo, cioè lo usano solo dai 40 in su. Certo. Abbiamo fatto lo stesso con Instagram, poi con TikTok, e loro se ne vanno, cioè perché loro hanno bisogno di spazi che noi li occupiamo continuamente. Che spazio ha la canzone, una delle canzoni del disco che hai deciso di cantare e proporre da solo, non con Francesco in questo caso? Mi riferisco a Salvatemi. Salvatemi sì, è diciamo il grido di parla di violenza di genere, che sono sempre più sono costantemente elevato il numero di femminicidi in Italia, ce ne sono una quantità, chiamiamoli col nome loro, una quantità enorme, e questa canzone parla insomma di una violenza di genere che non si conclude con l'uccisione, ma comunque con un evento di cui lei poi non si rende conto di aver vissuto, perché è più facile anche lì dire ma non è successo a me, invece io la farei sentire così perché è interessante poi come è diventata, cioè questa è una canzone che io ho scritto da solo, l'abbiamo messa nel disco e io penso che abbia preso una piega completamente diversa e a mio avviso anche più bella, però qua non si può rendere, quindi te la faccio sentire così. Sole che ti scalda sulla schiena la tua maglia nera, sole che ti scioglie sulla spiaggia come una candela, d'un pianto piovi, nei tuoi occhi si scatenano fulmini e tuoni, e guardi altrove come una prova, ma dall'occhio del ciclone pare che nulla si muova. Salvatemi da questo dolore, salvatemi, non trovo l'amore giusto che abbia il buon gusto di chiedermi di dormirmi addosso, salvatemi. Potremmo restare distesi senza usar le parole, come stanno gli inglesi in un giorno di sole. Ma un asciugamano sopra un prato non fa primavera. Non ti sei accorta, ti ha strappato anche la canottiera. E ti ha deluso, è arrivato e se n'è andato come fa un intruso, e tutto il resto sembra un pretesto e non sai spiegarti come, però ti è successo. Salvatemi da questo dolore, salvatemi, non trovo l'amore giusto che abbia il buon gusto di chiedermi di venirmi addosso, salvatemi. Eugenio Rodondi, Salvatemi, penultima canzone di Gelicidio che stiamo presentando qui sul divano di RBE. Francesco, il tuo intervento lo aveva sottolineato poco fa, prima del brano, Eugenio stesso, un brano che abbiamo ascoltato nella sua forma, voce e chitarra. Il tuo apporto, come entrare senza andare a gamba tesa, insomma, su una canzone, su un tema anche così delicato, vogliamo anche dire. Ma io la prima volta che l'ho sentita così, come la proposta adesso Eugenio, è una richiesta di aiuto in qualche modo questa canzone, quindi mi sono immaginato delle chitarre che urlano come contrasto, esatto, e quindi qua ho cercato di tirare fuori invece il mio background opposto a quello di Eugenio, nel senso che ho ascoltato tanto metal e punk, quindi e noise soprattutto, quindi ho messo dentro questa cosa e ho pensato fosse la cosa giusta a livello di significato, ecco, ho pensato che questo anche linguaggio anche tu hai pensato fosse la cosa giusta, hai lasciato all'inizio, no, ho detto che cazzo sta facendo, cioè, perché non era ammissibile che un pezzo così finger picking, cioè diventasse metal, e invece aveva ragione lui, cioè poi anche lì è un attimo abituarsi alle proprie cose, perché ovviamente
tu mentre scrivi te la ripeti un sacco di volte, e quando hai una roba diversa dici no, poi invece io adesso penso che il lavoro che abbia fatto Francesco l'abbia valorizzata questa canzone. Eugenio, Francesco, non solo musica, non solo video per quanto ti riguarda, so che sei un videomaker, ma anche teatro. Vedo anche il teatro come concetto, come possibilità per poter raccontare il quotidiano. E vedo le tue canzoni, ascolto le tue canzoni, le vostre canzoni, anche da questo punto di vista, da quello di un possibile palco, di una possibile piazza, agorà, in cui poter parlare, poter proporre dei temi che possono essere anche un po' scomodi, se vogliamo, ma che siano, meno male, un po' scomodi, perché uscire da questa zona di comfort bisogna farlo. Poi la presentazione del disco è avvenuta appunto il 28 e 29 di gennaio, Casa Fools. Il teatro in qualche modo come azione, come gesto, come possibilità può essere, possiamo collegarlo anche alla vostra idea di musica che possiamo ascoltare in Gelicidio. Assolutamente sì, non so se vuoi rispondere tu a questa domanda. Tutte e due, è una suggestione che ho avuto, perché il teatro è una possibilità. Il teatro, secondo me. Sì, è una sfera chiusa che contiene un mondo diverso da quello che c'è fuori, e questo può anche essere considerato un disco. Beh, anche perché, scusami Eugenio, la presentazione a Casa Fools, non in un club, in una sala in cui siamo abituati ad ascoltare musica, musicista, canzone, applauso, andiamo avanti, no. La scelta del teatro e forse anche la scelta di una realtà come quella teatrale di Casa Fools. Insomma, sono tanti spunti che vi collegano al teatro. Non so se sono riuscito a spiegare questa mia idea. Sì, è vero. Ma poi, appunto, come abbiamo già detto, le canzoni contengono molte immagini, e in uno spettacolo live nei club forse non si riescono a restituire anche visivamente queste immagini, mentre il teatro ci dà questa possibilità. Quindi può completare questo lavoro sicuramente, questo tipo di messa in scena, ecco. E poi c'è più attenzione al teatro, cioè questo è anche un argomento non trascurabile. In un club comunque tu, quando guardi un concerto, per quanto sia attento, sei distratto dall'andare a prenderti la birra, a fare le chiacchiere col vicino. A teatro stai lì. Questo è sicuramente, con anche un po' di spocchia, ma è un disco che richiede concentrazione per essere ascoltato. E qui torniamo di nuovo al discorso di prima, quello dello skip veloce, la possibilità di poter dare attenzione solo per pochi secondi. In realtà sì, si può fare, evidentemente, stavo cercando di raccontarlo qui sul divano di RB insieme a Eugenio Rodondi e Francesco Moroni, Spidalieri. Abbiamo iniziato la nostra chiacchierata parlando ovviamente di Gelicidio, io pensavo che portavi il mantellino all'impermeabile giallo, io avevo questa immagine dopo lo spettacolo ho dismesso questa veste. Basta, insomma, direi, con queste previsioni del tempo, ecco, possiamo prevedere il nostro tempo o possiamo revisionare il nostro tempo? Ma possiamo... No, possiamo fare tutto e niente, ecco, dipende da come ci viene. Noi adesso, per esempio, chiuderemo con questa canzone che ha aperto l'album, quindi certo. La possiamo mettere dove vogliamo. La nostra vita, diciamo che la possiamo pilotare come meglio pensiamo, se siamo coscienti di farlo. Abbiamo parlato di immagini, Francesco. Uragano è stato ed è anche immagini, se vogliamo, non solo per Eugenio, ma anche con la voce complice che ha accompagnato la realizzazione di questa prima canzone di Gelicidio. Sì, di Bianca. Sì, Bianca Lombardo. Come forse avevamo detto prima riguardo all'uscita che c'è stata a maggio, era maggio quando è uscito, più o meno maggio. Primavera 2022. Esatto. Sono usciti questi due brani, uno dei quali appunto è Uragano, cantato da Bianca Lombardo. Parlavamo di video prima, capisci? Cioè... una canzone che può diventare anche video. Si prestano molto le canzoni di Gelicidio a diventare un racconto, se vogliamo, anche per... Oppure le lasciamo alle suggestioni? Sì, no, sicuramente questo è un brano con delle atmosfere molto... che richiamano molto... Oniriche, sì, molte immagini. È stato fatto anche un video su questo pezzo, che in realtà è un video unico che collega due canzoni diverse. Quali? Tatuaggio e Uragano. Prima Tatuaggio e poi Uragano. Sono immagini, magari sono dei momenti, non sono delle storie. Quindi Uragano sicuramente è un pezzo molto, molto notturno, molto, molto nell'oscurità si sviluppa.
Prima di salutarci, Eugenio, un'ultima cosa, un'altra curiosità che mi è uscita fuori, per pazienza, però la sequenza delle canzoni di Gelicidio, si inizia con la canzone che tra poco ascolteremo, Uragan. Come avete scelto l'ordine dei brani? Questa è un'altra curiosità, che effettivamente la tua domanda sembra buttata così, ma dietro c'è una risposta molto sensata. Prima parlavamo di associazionismo, di Durek e di quanto sia importante trovarsi. Noi abbiamo fatto tra di noi, nei soci di Durek, abbiamo fatto un ascolto collettivo del disco e abbiamo fatto ai voti la scaletta. Cioè, secondo voi cosa andrebbe prima, seconda, terza? E poi è uscita la media di tutte queste cose qua ed è arrivata la lista delle canzoni, che non ci è piaciuta completamente. Quindi abbiamo spostato poi due pezzi, però è stata scelta collettivamente quest'ordine, un po' dagli umori di quel giorno, da quegli ascolti, e Uragano alla fine l'abbiamo messa in apertura perché ci sembrava il pezzo più introduttivo. Forse era in chiusura addirittura da quella scelta. Era stata scelta come chiusura. Esatto. Sì. Dai. Beh, oggi la usiamo così. Sì, è una chiusura, vedi? Un po' come con questo confronto con gli altri soci, la socia di Urek, ricordiamo ancora una bella realtà, siamo a Torino come di Urek. Sì. C'è il festival Jazz is Dead, ci sono anche altre belle azioni, altri gesti che vengono fatti intorno al mondo della musica, non solo della musica, Francesco. Sì. È vero? Con Durek intendo. Sì. Sì, non solo della anche musica. Anche formazione. Esatto, sono diversi progetti, adesso starli ad elencare forse. Sono tanti, sì. Insomma. Beh, il festival è uno di questi. E il discorso dell'associazionismo come creazione di una scaletta è la prima volta, ragazzi. No, non è la prima volta, l'hanno fatto gli Zip, che è un gruppo di nostri amici. Zip, ZYP. Y maiuscola e P minuscola. L'avevamo fatta loro, era stata una loro idea, e poi con Vittorio, che è insomma il cantante degli Zip, abbiamo riproposto questa scelta qua, che mi sa che tornerà come una sorta di... Anche loro nell'orbita di Urek. Sì, sì, loro, vabbè, Vittorio sì, è proprio adesso il presidente di Urek. Quindi lui è una persona esplosiva, fa mille cose, mille idee, io non so come faccia a tenere insieme. Benvengano. Ho pensato che lui, essendo uno che a volte rompe gli oggetti molto facilmente, abbia imparato a mettere insieme poi i pezzi, e quindi fa la stessa cosa con le persone, riesce a fare queste reti enormi. Il terremoto di cui sopra. Lui è bravissimo a ricostruire sia gli oggetti che poi le squadre, ecco. Ultimo brano, ci salutiamo così, ringraziamo ancora Francesco Moroni Spidalieri, produttore e complice musica di Eugenio Rodondi, per Gelicidio e di molti altri progetti. Io auguro davvero tanta bella strada a queste canzoni, chissà, magari anche in uno spettacolo, non solo concerto, dal vivo. Grazie, grazie a voi. Chiudiamo con Uragano. Le stelle, minuscoli pezzi di braci, noi grandi ma inutili e inefficaci. Quanto dura la notte nelle mie pupille, quanto il fuoco nelle scintille. Io rimango sveglio, tu che fai di meglio, non mi racconti più quello che fai. Lontano dopo aver distrutto tutto, sembra che i ricordi li abbiano inventati per essere dimenticati.